quella che state per vedere è tutta la vita di un piccolo creeper che cresce, nasce, si innamora e poi muore su Minecraft. Sarà un'avventura quanto esplosiva. Il tuo fratellino. Carino, ciao. È tutto blu. No, non fare così. No, non picchiare tuo fratello, dai. Ma papà, dimmi. Oh? Oddio, sono nato da poco, vedo. Sei nato da meno di un minuto. Oh cacchio, che bella colcia! Sono felicissimo. Piccolo. Ciao mamma. Questa è la mamma. E questo chi è? Questo è Trucco. Tuo fratello maggiore. Che c'è? Non sono un bambino singolo. C'ho anche un fratellino. Hai un fratello. Ho capito. E poi un fratellone. Vedete, ok, forse non gli piace tanto. No. Ho fame. Gli prepari qualcosa? Sì. Che bel piccolino. Guarda, già indipendente, va in giro da solo. È un prodigio. Ho fame. Ora la mamma ti cucinerà qualcosa di buonissimo. Ho fame. Un attimo, perché lo devo adattare. Vieni qua, piccolino, vieni qua. Oh, che carino! Grazie! Ecco, prendi un po' di polvere da sparo, è la nostra pietanza preferita. Molto buona! E tu chi sei allora? Sono tuo fratello! Ho capito! Non lo so, è una reazione un po' stramba. Penso sia nato con qualche problema, dici? Ma che dobbiamo fare adesso? Io voglio fare qualcosa! Esatto, figlio. Questo è il mondo. Sì. Ora vieni con me, ti imparerò le basi. Io devo salutare delle persone. Sì, sì. Mi ha caputo Ninja e Gianlu. Ciao, sono gli stessi della scorsa volta. Ma lasciate perdere, perché sono nato da poco e sono uno stupido. Che cosa c'è, papà? Vieni, seguimi, ti farò vedere cosa fanno i creeper. È un compito molto importante che ogni membro della famiglia grande dei creeper deve fare. Ok. È molto figo. Lo si impara fin dalla nascita e ci si muore. Quindi ora te lo farò vedere qui. Quindi allontanati, che potrei farti del male. Ah, ok, via. E Bravo papà. Pure io voglio imparare a farlo. Esatto, devi concentrarti e far uscire un'esplosione da dentro di te. Ce la puoi fare? Ok. Dai, prova. Cacchio, ho bevuto proprio un sacco oggi. Cacchio, la disco creeper tech ogni volta fanno delle seratone incredibili. Ma chi è quella tutta sola? Aspetta, ritorno sopra. Un ragazzo. Non riesci a trovare un ragazzo? Non lo troverò mai. No, come? Ehi, ciao. No, ciao. Non bere da sola. Lo sai che si beve solo in compagnia, no? Allora prendi un goccio. Prendiamo un goccio insieme, allora. Mm-hmm. Ah, buonissimo il succo di pera, vero? Mm-hmm. È davvero buono. Come ti chiami? Io sono Yumi. Io sono Sbreezer. Sono appena ritornato da quella disco creeper tech. Anche tu? Aspetta, ok, avevo fatto finta di essere ubriaca. Ah, facevi finta allora. E beh, che cosa ci facciamo col succo di pera? Beh, effettivamente. E vabbè, è un po' per, non lo so, scordarsi il passato. E quindi cerchi un ragazzo, hai detto, vero? Sì. Beh, io pure cerco una ragazza. Oh, le cose qui si fanno interessanti allora. A quanto pare sì. Vuoi di conoscerci? Ok. Posso baciarti? Ok. Posso? Ah, piccolino. Che bello, nostro figlio. Amore, non trovi? Che cosa è chiotto. Ciao mamma, ciao papà. Che bello.
Comunque dai, vi dico da questa parte. Allora, ti piace casa? La stiamo ancora arredando. È molto bella. Sì, lo so. Vieni da questa parte, vieni. Allora, oggi ti insegnerò come ha fatto mio padre tanti anni fa. Ti insegnerò come esplodere. Va bene, piccolino? Sì. Allora, vieni da questa parte, dai, andiamoci in un posto più lontano però, piccolino. Va bene. Dai, vieni da questa parte. Allora, dobbiamo trovare qualcuno da far esplodere, va bene? Ecco, vedi, lì c'è una ragazza che sta prendendo il legno senza credere che ci siamo noi. Facci da dietro ed esplodi, devi, è come quando cacchi. Devi sforzarti il culettino, va bene? Va bene. Dai, prova. Poi gli chiedo scusa. No. Ah, ok. Dai, sì, è semplice il lavoretto, bravissimo, così. Uccidi ancora, di più. Bravissimo. Ancora, te che ci crepa. E lo so che è resistente. Ancora, di più. Scappa. Di più, dai, finalmente è morto. Hai visto che sei stato bravo? È stato il tuo primo. È stato il tuo primo vittima. Esatto, comunque. Tranquillo, perché. Poi, diventando sempre più grande, riuscirai a shottarla con un solo esplosione, anziché con tre, capito? Va bene. Dai, vieni da questa parte, che devo farti vedere un'altra cosa. Oh no, figliolo, sei bene? Tutto bene? Ok, sì. Allora, vieni qua. Allora, tu devi capire che noi creeper, per mangiare, utilizziamo la polvere da sparo. Noi mangiamo polvere da sparo, se ti ricordi, giusto? Ma la polvere da sparo da dov'è che si prende? Da noi? Esattamente, quindi noi adesso andremo a caccia di creeper. Ma cannibalismo ai confronti dei creeper. Ma se l'autoproduciamo non è meglio? A te piace mangiare la tua cacca? Ovvio che no. Quindi noi adesso andremo a caccia. Tu non hai mai cacciato creeper, vero Yumi? No, l'hai sempre fatto tu. È difficile cacciare quelli della stessa specie. Tranquillo. Anzi, a proposito, io potrei mangiarti, così che posso prendere la tua polvere da sparo che sta dentro di te. No. Sì. No. Perché? No. Sì. No, tranquillo, stavo scherzando. Comunque, non avevi paura. Dai, tranquillo. Andiamo a casa, dai. Ok? Va bene. Dai, andiamo a casa. Ma che cacchio è quella? Oh, cara. Siamo arrivati alla fine dei nostri giorni. Sì. Io vado allora. Ah, ci vediamo, cara. Ci vediamo. All'aldilà. Ciao. È tutta rincoglionita questa qua. Ma ti pare che adesso io mi metto ora muoio? Ma sei pazza? Ma adesso mi vado a trovare un'altra vecchiarella pronta, bella e buona, così effettivamente io sono sempre giovane. Minchia, ci hai creduto fino all'ultimo, sta stupida. Ma incredibile. Bella per te, bella per tutti, zia. Mi vado a trovare un'altra ragazza io. Dai, forte. Forza Roma.